amici di Agenda Politica, abbiamo una diretta questa sera al comune di Battipaglia, alle comunali di Battipaglia, ha una vicenda che almeno per il momento, poi ne parleremo col diretto interessato, non ha ancora a che fare con le comunali. Stiamo parlando con Davide Bruno, ex assessore comunale della giunta del sindaco francese, che due giorni fa ha rassegnato le sue dimissioni. Lo hai fatto in maniera anche molto critica. Mi ha colpito molto una frase: me ne vado per quello che non è stato fatto. Buonasera a tutti. Sì, sostanzialmente abbiamo concluso questa esperienza con un dato di fatto, che la politica, il mio impegno quando sono arrivato nel 2019, ha avuto un contributo importante, 22 milioni di euro in 10 mesi di investimenti per trasformare la città, 3 milioni e mezzo per la pubblica illuminazione, 7 milioni e 3 per l'ex di Amicis, 7 milioni per la Fiorentino, 200 mila euro e più per i micronidi, 1 milione e 6 per qualsiasi opera pubblica, recuperando mutui che erano stati addirittura dichiarati decaduti. Ebbene, di fronte a questo impegno, devo dire la verità che lo scontro, se vogliamo chiamarlo così, c'è stato, perché ritenevo importante avviare subito le gare, far toccare ai cittadini che la trasformazione in città era possibile. Ma perché non è stato fatto tutto l'elenco delle opere, degli interventi, dei progetti, no? Perché ricordiamo anche la famosa vicenda della mancata presentazione del progetto per i 5 milioni di euro dei finanziamenti governativi per la sicurezza stradale. Cioè, tu hai vissuto dall'interno la macchina amministrativa e anche quella politica. Cioè, l'inghippo dove sta? Io ancora oggi non te lo riesco a spiegare, anche perché per i fondi comunitari c'è una regola ferrea con la programmazione 14-20, che è quella dell'N+3, cioè scade la programmazione del 2020, i comuni hanno la possibilità fino a dicembre 2023 di poter completare le opere, pena la revoca dei finanziamenti. Quindi anche questo dovrebbe essere un incentivo, come anche il cantiere del Più Europa della vecchia programmazione 2007-2013 è ancora in corso. Questi rallentamenti io non li comprendo, il mio scontro è stato che dovevano essere la priorità dell'amministrazione, perché erano la priorità della città e dei cittadini, perché erano investimenti che miglioravano la vivibilità di chi viveva a Battipaglia. Per la tua sostituzione, anche perché credo che ci sia proprio un problema numerico di giunta, no? Col fatto che tu ti sia dimesso, credo che ci sia proprio la necessità di nominare un nuovo assessore per la regolarità anche delle sedute della giunta, se non erro, no? Così mi pare che siate al limite. No, questo no, perché il quorum è a 5 assessori, essendo la giunta 8. Con la mia però assenza sarebbe, 7. Sarebbero in numero pari? No, non credo che su questo ci sia un problema sul numero. Comunque, si fa con insistenza, c'è con insistenza una voce che parla anche di un possibile ritorno, se non direttamente, ma per interposta persona, dell'ex sindaco Santomauro. Posso chiederti, sotto il profilo politico, quanto ha influito sulla tua scelta anche questo abbraccio con l'ex sindaco da parte dell'attuale primo cittadino? Mi devi credere, io non faccio mai questioni personali con nessuno, voglio dire, dall'apparato agli esponenti politici. Io faccio questioni nel merito degli argomenti. Nel merito degli argomenti sicuramente le cose che non andavano bene sono andate peggio, si è perso anche quel minimo di coordinamento, di condivisione, di partecipazione, che poi in fondo è anche il nocciolo della questione. Davide, se hai lasciato questa amministrazione è conseguenziale che non la sosterrai alle prossime elezioni, o mi sbaglio? Sì. Posso chiederti se hai già, come dire, valutato l'ipotesi di sostenere qualcuno dei candidati in campo? Ma devo dirti con estrema serietà che i miei rapporti con il centrosinistra sono chiari, sono riconosciuti, in particolar modo con gli esponenti regionali. Però con altrettanta serietà ti devo dire che fino a ieri almeno non ho pensato e non mi sono adoperato in tal senso. Sicuramente dalla mia conferenza stampa in poi ci sono stati dei discorsi più chiari, però non è ancora nulla di definito e vi farò sapere nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Torneresti da assessore in giunta con un sindaco diverso per fare quelle cose che non hai potuto fare?
Guarda, io ho sacrificato molto il mio lavoro, oltre alle vicende personali e alla famiglia, per questa vicenda dell'assessore, anche perché Battipaglia è stato un impegno gravoso, soprattutto per i ritardi che ho trovato. Io dico solo una cosa: noi abbiamo un senso, c'è un senso stare al comune, fare l'assessore, avere un ruolo pubblico, se riusciamo a fare qualcosa. Se l'impegno è collegato a una vera trasformazione delle cose, a concretizzare, a far toccare con mano al cittadino le cose, mi trovano. Sempre, anche perché il mio impegno o dà fastidio e quindi tolgo il disturbo, o un impegno che serve e quindi sto qui. Bene, grazie a Davide e Bruno, grazie a quanti ci hanno seguito. Appuntamento alle prossime dirette con Agenda Politica. Arrivederci. Grazie a voi.